Isola dei Famosi, Gianmarco Onestini e Nardu negano di essere stati esclusi. È stato da poco ufficializzato il cast dell'Isola dei Famosi che non vedrà per quest'anno la partecipazione di Gianmarco Onestini, Elga e Serena Nardu. Stando ai rumor circolati in rete, i tre concorrenti sarebbero stati esclusi all'ultimo momento per timore di una deriva trash all'interno del programma, ma in un'intervista a Fanpage It, ripresa anche da Novella 2000, i diretti interessati hanno smentito contatti per l'approdo in Honduras. In merito alla mancata partecipazione dei tre VIP, in molti hanno ipotizzato un intervento di Pier Silvio Berlusconi sulla falsa riga di quanto fatto con il Grande Fratello VIP 7 dovuto al timore di una deriva trash delle reality show. L'editore insomma avrebbe optato per una linea sobria in linea con il decoro dovuto ad un prime time televisivo. Ma i diretti interessati hanno smentito queste voci evidenziando come le ipotesi di una loro possibile partecipazione fossero del tutto infondate. Contattata da Fanpage It, Serena Nardu ha fatto chiarezza sulle voci di una sua presunta esclusione all'ultimo momento dall'Isola dei Famosi. L'ex tronista di Uomini e Donne ha riferito che si è davanti ad una fake news, non c'è niente da dire. Le voci iniziali su una partecipazione con mia sorella Elga sono diventate virali ma senza alcun fondamento. A seguire, anche Gianmarco Onestini, fratello minore di Luca, ha smentito la sua esclusione dal cast dell'Isola dei Famosi, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c'era nulla di ufficiale. L'Isola dei Famosi aprirà i battenti il prossimo 17 aprile 2023 e andrà in onda ogni lunedì su Canale 5. Per quanto riguarda il cast dei naufraghi, in Honduras ci saranno Marco Predolin, Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Kerin Clery, Paolo Noise e Marco Mazzoli, Pamela Camassa, Elena Prestes, Christopher Leoni, Claudia Motta, Natalia Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paolo e il fidanzato Simone Antolini, Ialisse formate da Alessandra Drosiane Fabio Ricci e l'ex suor Cristina Scuccia. In un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice Lari Blasi ha spiegato di essere soddisfatta del cast, poiché tutti i naufraghi hanno caratteri diversi e forti. Per quanto riguarda le dinamiche delle reality show si navigherà a vista. La conduttrice ha infine spiegato che i naufraghi verranno divisi in tre tribù, uomini, donne e coppie.